Ehi, quella gentaglia è ancora là fuori. Ma sono agli scaffali. Già, ci andrei io, ma mi chiude l'autolavaggio. Chi c'è oggi al parcheggio? Richard. Che ci vada lui. Ma che, è con Kevin, delle bibite. Lanciano un nuovo prodotto. Ha chiesto di Richard. Ha chiesto proprio di Richard? Sì, hanno lavorato tanto insieme e hanno legato. Allora, ci vai tu là fuori? Sto collezionando commenti negativi al parcheggio e c'è la dirigenza. Domani ti ricambio. Da Donaldson l'eccellenza è al primo posto. Donaldson ti offre la più vasta selezione di prodotti garantiti. Puoi fare quello che ti pare. Proprio tutto? Ma no, dai Kevin, no. Stavi scherzando, grazie. Che spiritoso. Insomma, se vuoi l'intero scaffale, colonizzalo, fanne il tuo impero. C'è un sacco di spazio, comunque se devi espanderti ancora un po', posso vedere. Sto parlando di una tettona con una camionata di sugo, fratello. Come ce l'aveva? Enormi, ci si è fatta la casa a forza di farsele stropicciare da tutti, dannazione. Ehi, ragazzi, non dovete passare per il parcheggio, non è una scorciatoia. Ah, ma senti. Ehi, non si taglia per il parcheggio. Vattene, ciccione. Ciccione sarà tua sorella. Basta, datti una calmata. Ho comprato delle Charleston da masticare lì da voi, amico. E dove sono? Le ho finite, cos'è? Non posso comprarmi delle Charleston? Lei si chiama Stauber, vero? Doug? Sì. Ha comprato delle Charleston da noi? Non so, forse alle due. Si è comprato delle Charleston lui nel pomeriggio? Risponda, Stauber. Sì. Perfetto. E allora è un cliente, Stauber. Certo. Eppure buono, vengo qui tutti i giorni. Benvenuti a tutti, ragazzi. Non l'ha gestita bene questa, Stauber. Cosa diavolo ti è preso? Io non lo so. Oh, io la soluzione, vieni. Forza. Ragazzo, senza dare nell'occhio. Signore, mi scusi. Signore? Io vorrei offrirle... Mi permetta di offrirle un pacchetto di Charleston alla fragola in omaggio. Ho espressamente richiesto il gusto alla fragola. Grazie, lecca lecca la fragola. Ero il gentile signore delle fragole. Pensare che il mio posto era all'interno, non all'esterno, a distribuire caramelle. Accidenti, Kevin, è fatta. Avete il vostro posto al sole. Sono contento. È stato bello, Richard. Sono orgoglioso di te. Anch'io di te. E se vi servisse altro spazio, restringerei ancora un po' di questi prodotti. Non preoccuparti. Ok. Ehi, ma tu sei stato un ginnasta? Se io sono stato un ginnasta... È vero che hai fatto i giochi della gioventù? Sei su Google, fra gli atleti dei giochi della gioventù. No, io non ho mai partecipato ai giochi della gioventù. Ottavio. Vuol dire petomane? È uno scherzo, per tirarci un po' su. Comunque Welder non ha detto niente, ed è lui il responsabile interno. Oggi tu sei fuori. Fammelo togliere subito da qui. Dovremmo mangiare. Volete qualcosa dalla rosticceria? Proverei il nuovo banco prelibatezza. Perfetto, andiamo. Devo dire che sta avendo un certo successo. L'Atlanta è stato pensato in modo diverso. Sono convinto che andrà benissimo. Vedremo presto. Il banco dei saloni è eccezionale. Certo, la scelta non è facile. Sì, conviene farsi consigliare. Salve. Salve. Vorremmo ordinare 4 pranzi. Ci pensa lei? Mi hai fregato uno dei miei migliori contatti. Da qualsiasi parte la guardi è una gran vigliaccata. Comunque adesso la questione del cartello te la sbrighi tu, mio caro. Parteciperei alle convention. Avrei un sacco di benefit, per non parlare di una futura carriera. Però non male. Già. Ehi, Doug! Doug Stauber! Salve! Lori, mia moglie, parlavamo giusto del nuovo centro. Venite a conoscere Christine Wellner. Ciao. Salve, sono Jen. Lori, è un vero piacere. Che bel rosso di capelli, sei irlandese? Scozzese. Eravamo in missione insieme in Scozia. Una missione militare?
Cristiana, amico. Una missione cristiana. Oh, chiaro. Quando l'ho incastrato col cartello ignoravo che fosse un padre di famiglia. E poi è canadese. I canadesi non sono come gli americani, sono più gentili. Oh,